Nome: Vanessa. Cognome: Stefani. Data di nascita: 06/10 del 72. Professione: Sono agente di commercio. Le tue passioni: Le mie passioni, l'arte in genere, tra cui la danza e la musica. Le tue priorità nella vita: In questo momento siamo in emergenza ambientale, quindi secondo me bisogna fare in modo di tutelare l'ambiente, gli animali, per non cercare più di avvelenarci anche attraverso quello che mangiamo. Perché sei nel movimento? Sono nel movimento per cercare di fare un cambio culturale per tutti i cittadini italiani. Nel senso che dobbiamo avere più cultura, informazione vera e onesta che fino ad oggi non c'è stata. Se dovessi essere eletto consigliere municipale, come svolgeresti il ruolo di portavoce? Secondo me il municipio ha un'importanza strategica per le amministrative del comune, in quanto dal municipio possono arrivare direttamente le voci delle persone dal territorio. Quindi stare a contatto di più con i cittadini è fondamentale attraverso i municipi del Comune di Roma. Dimmi tre cose urgenti da risolvere nel municipio. Le cose urgenti nel municipio, secondo me, sono l'ordine e la pulizia, nel senso ordine stradale, ordine di traffico e pulizia delle strade, e cartellonistica, soprattutto direi la mancanza di accessibilità anche per i pedoni, i ciclisti. Queste sono le priorità in questo momento. Un'altra è la questione del commercio, che va sicuramente rivista attraverso valori diversi di quello che ci sono, quindi usare di più il commercio locale e cercare di dare possibilità anche ai commercianti di vivere in modo più tranquillo, eliminando alcune cose tipo le bancarelle fisse davanti a un negozio, che secondo me non va bene. La terza questione sono i parchi e le piazze che mancano nel nostro municipio. Ci sono soltanto dei piccoli quartieri, il resto sono dei dormitori, e quindi ricreare dei parchi e delle piazze dove la gente può avvicinarsi e creare davvero una comunità. Un pensiero in libertà. Cerchiamo tutti quanti di capire prima di aggredire il prossimo quando dice qualcosa di contrario a quello che pensiamo noi.